cambierà la maniera di applicazione dell'ordinanza. Qui c'è già un'ordinanza vigente, per cui il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 20 non è permesso l'accesso ai non residenti. Dalla prossima settimana, quindi da questo fine settimana, sabato e domenica, verranno attivate le telecamere. Naturalmente ci sarà un periodo di assestamento che sarà di 60 giorni, questo per permettere a tutti i residenti di una serie di vie che sono coinvolte da questa ordinanza di poter richiedere i permessi alla Polizia Municipale o direttamente all'ufficio del Comune, perché in questa maniera qui, durante i momenti in cui ci sarà la chiusura della strada, loro potranno in ogni caso accedere nella loro residenza. Si va verso la direzione di rendere più fruibile ai pedoni, ai ciclisti la zona centrale della città. È così? No, si va verso la direzione di cercare di fare in modo che la città un pochino la liberiamo dalle macchine, ma fondamentalmente è anche un discorso di salute, nel senso che non sarà sufficiente, ma intanto diamo questo segnale che in questi 2 giorni, sabato e domenica, una parte della città, una parte di una via cittadina che risulta essere fortemente inquinata, sarà chiusa ai non residenti. Ripeto, noi non limiteremo l'accesso ai residenti, ci sono 2 telecamere posizionate, una all'angolo di via Regina Margherita con via Leopoldo Muzzi, un'altra all'angolo di via Regina Elena con via De Amicis, per cui permetteremo l'accesso ai residenti, quindi sarà un'ordinanza abbastanza larga nelle maglie, perché insomma permetteremo l'accesso ai residenti. Per il resto delle persone bisognerà trovare per loro un accesso alternativo per poter venire in centro.